L'Università d'Estate a Soveria Mannelli, lo spirito dei luoghi è il titolo di questa rassegna in quattro importanti appuntamenti. Quali sono e come è strutturato questo momento? Iniziamo con Paola Dubini, che è una docente dell'Università Bocconi di Milano, una delle università che garantisce percentuali elevatissime ai propri laureati per quanto riguarda l'occupazione. Poi proseguiremo con il sindaco di Matera, con Raffaello De Ruggeri, che per ricordare questa straordinaria opportunità che ha tutto il paese, ma che ha il sud in particolare, che è Matera capitale della cultura del 2019. E poi proseguiremo ancora con Massimo Brai il 30 di agosto, Massimo Brai che attualmente è il direttore generale dell'Istituto Italiano dell'Enciclopedia Italiana, della Treccani, che è stato anche ministro della cultura nel 2013 e nel 2014. Poi concluderemo con Vittorio Sgarbi, che non ha bisogno di presentazioni, storico e critico d'arte tra i più importanti d'Europa e che affronterà questo tema, lo spirito dei luoghi che tra l'altro lui ha scelto come filo rosso delle discussioni di quest'anno e che riteniamo sia fondamentale per ribadire che per costruire lo sviluppo in Italia e nel Sud occorra ripartire dalla cultura, ma non come valore astratto, ma come realtà concreta che può effettivamente contribuire alla crescita e all'occupazione delle nostre regioni.